Mister, una sconfitta figlia dell'amarezza sotto un certo aspetto, ma che forse figlia anche di quella poca cattiveria che ogni tanto in campo ci vuole e che invece ogni tanto ci manca. Ma cattiveria, insomma, la partita l'hai fatta anche come intensità, ne ha commesso degli errori, negli errori ci siamo fatti condizionare, perché l'errore fa parte del gioco e noi invece ci ha condizionato, invece dobbiamo continuare a giocare, a continuare a spingere, perché oggi ha fatto come delle cose anche importanti, che come manovra, come qualità di gioco, però dobbiamo capire anche il momento quando è da chiuderla, di chiuderla, perché anche dopo il primo gol dovevi essere tu a segnare, invece sei andato dentro con un pareggio. Sono sfumature, però queste sfumature in questo momento ci stanno condizionando e fanno la differenza. Sfumature che sono anche, diciamo, segnali per quanto riguarda anche i gol presi negli ultimi minuti, sia del primo sia della fine della partita. Sì, sono tutti gol un po' diversi, quindi dire che sia da cosa dipende, secondo me dipende più da un discorso collettivo che da un errore, perché soprattutto a volte quando pigli gol non è colpa esclusivamente la difesa, ma anche magari perché hai mollato un pochino per stare davanti, poi ci può stare che anche che questo succeda, però dobbiamo trovare maniera di continuare a fare le nostre cose, perché abbiamo visto che se facciamo le nostre cose per gli altri diventa difficile. E Maras oggi una posizione leggermente diversa mi è sembrato, dietro agli altri due, e poi appunto il cambio dello stesso Maras, tutto questo a che cosa è dovuto? Ma Maras è un giocatore che ha una grande duttilità e in base anche agli avversari lo utilizziamo per fare una fase difensiva diversa magari da quando attacchi, perché e l'ha fatto molto bene, dovevi marcare il mediano e poi magari allargarti a far gioco e togliere i riferimenti, mi ha fatto bene. Poi il secondo tempo secondo me iniziava a essere stanco, ha fatto 3 partite a settimana ed è quello che dal punto di vista del gioco, cioè del gioco del ritiro, ha fatto meno di tutti e l'idea era di rialzare i ritmi, e credo che coi cambi i ritmi si erano rialzati, avevi recuperato metri, poi dopo c'è stato anche l'incidente ad Angelo che ti ha condizionato e ti ha tenuto in meno, uno in meno nei minuti finali.